Amici di Milan.soccer, eccoci ancora insieme. Buongiorno, buongiorno. Oggi è un giorno speciale per il canale perché torna così il nostro format Ovunque Milan. Chi ci segue lo sa, Ovunque Milan è un format che porta il Milan ovunque. Nome omen, dicevano quelli più importanti di noi. E dunque, in questo caso, lo possiamo dire ufficialmente, siamo in una località un po' particolare. Quindi seguiteci perché nel video di mezzogiorno e in quello delle 17 faremo vedere dove siamo e per parlare di Milan passeggiando in questa città. Per noi speciale, perché è speciale, ce lo direte nei prossimi video. Vi dico solo una data, 23 maggio 2007. Davi, avete capito dove siamo? Lo so, faremo una passeggiata insieme. Allora, intanto, mi avete scritto, avete fatto tante domande, mi fa molto piacere, avete passato Pasqua e Pasquetta molti con noi, molti in giro, avete mandato anche delle foto e sono contento di questo. Però ci sono due temi all'ordine del giorno in questo video. Allora, andiamo per ordine. Prima però vi chiedo come sempre di iscrivervi al canale qui sotto. È gratuito, è semplice, è un piccolo gesto però per noi molto importante. Mettete anche un bel like, un pollicione a questo video e attivate la campanella se volete rimanere aggiornati. Stanno uscendo tante notizie, quindi prendiamo tutto con le pinze. Mi avete chiesto innanzitutto del calciomercato. Ragazzi, quale calciomercato? Il calciomercato in questo momento non esiste. Il Milan si sta informando, ma il progetto ad imbuto del Milan è un progetto che oggi vede titoloni, domani vede scendere da, come dire, dalla boccuccia dell'imbuto poco e niente, perché prima passa tutto per la Premier, prima passa tutto per i top club, quindi o facciamo in fretta oppure sono solo titoloni, clickbait e quant'altro. Quindi per ora state pur tranquilli che noi seguiremo il calciomercato, ma lo faremo in maniera più composta rispetto a quello che vedo in genere, in giro, molto più composta, cioè cercheremo di dare quelle notizie che sono in tutto e per tutto notizie affidabili e soprattutto cerchiamo di capire qual è la squadra del futuro, perché è l'unica cosa che ci interessa. Mi avete chiesto della conferma di Scaroni, qualcosa ho detto nel video di ieri e ho detto che ogni volta che Scaroni parla non ha praticamente alcun valore scientifico, si direbbe, cioè in quel momento la dichiarazione è di facciata, è formale. Non ci cascate sempre quando scrivete, ma ha visto che ha smentito, ha dichiarato, ma quali sono dichiarazioni di facciata? Cioè loro debbono far tenere tutto sotto traccia, devono tenere tutto, è anche giusto, però in generale. Cosa volete che dica quando si chiede a Scaroni, ma cosa farà Pioli? E lui che cosa volete che risponda? No, va via, viene questo, viene quell'altro. No, Scaroni dice esattamente quello che gli viene detto di dire, e cioè che Pioli sta facendo bene, Pioli verrà confermato, Pioli è un vincente. Io a conti fatti, scudetto a parte, oggi non so quello che vinceremo ad oggi, però se per vittorie significa arrivare secondi, significa essere usciti dalla Champions, significa essere usciti dalla Coppa Italia, significa aver perso 5 derby, se voi per questo intendete che siete dei vincenti, allora toglietevi dalla bocca veramente il nome di Silvio Berlusconi quando parlate che volete essere il Berlusconi 2.0. Se per voi questo è essere vincenti, perché a me anche altra cosa che mi preoccupa molto è l'intervista che spero abbiate visto ieri. L'intervista scioccante a Gerry Cardinale che fa due passi avanti e tre passi indietro, cioè relativamente allo stadio dice esattamente che è un punto nodale, se non si farà resteremo a San Siro e non vinceremo. Questo è il succo, la sintesi. Se questo è essere vincenti, io mi auguro per voi che il concetto passi oltre che attraverso
quella che è la capacità di creare reddito e di saper gestire le aziende anche attraverso un successo sportivo. Che cosa è successo con Leao e che cosa è successo con Tomori? Ci risiamo, il Milan è vessato, il Milan quando si tratta di... non è a caso che ho portato questo, del super cartellino giallo, il Milan è sempre lì come un pennellone, perché durante la partita Tomori, che avrebbe buttato via la palla o comunque perso tempo, ha preso un'ammonizione. Ci sta? Secondo me no, non ci sta, però al di là di tutto chiedo alla, diciamo così, all'associazione degli arbitri, alla federazione, insomma, di cercare di farci capire qual è il loro metro di giudizio, perché la stessa cosa, e questo l'ha sottolineato Leao, ecco che cosa ha fatto Leao, ha detto: come mai per lo stesso tipo di atteggiamento non è stato ammonito Barella, giocatore dell'Inter? Non lo so perché, perché quest'anno è andata così, perché quest'anno c'è stato un metro di giudizio intercentrico, cioè tutto quello che ad altri viene addebitato, nel caso della seconda squadra di Milano, viene fatto passare senza nessun tipo di problema, ed è questo un problema serio. Intanto ieri il Milan ha riposato, nessun allenamento a Milanello, c'è stata un pre-Pasqua di calcio, c'è stato un post-Pasqua di calcio. Mi chiedo perché i giocatori a Pasqua non debbano giocare, visto che in tutta Europa, o più o meno, adesso non stiamo lì a scrivere, qui in Ungheria, in Finlandia, si gioca, quindi mi auguro che... mi auguro, dicevo, che in futuro si possa concedere a persone che hanno pochi giorni di vacanza, come gente che lavora davvero e non che fa la bella vita, di potersi godere anche un po', che so, una Pasqua allo stadio con la squadra del cuore. Il Milan è stata inserita, cambio pagina, il Milan è stata inserita come tra le rose più preziose al mondo, e nella top 20 dei club mondiali, il valore 533 milioni di euro. Al primo posto il Manchester City, al secondo posto l'Arsenal, al terzo posto il Real Madrid e al quarto posto il Paris Saint-Germain. Queste superano tutte il miliardo, quindi Manchester, Arsenal, mi imbarazza alquanto, Real Madrid e Paris Saint-Germain. Poi abbiamo Bayern Monaco e Chelsea che sono quinta e sesta, al settimo posto il Liverpool, l'ottavo il Barcellona, nono Tottenham, 10 Manchester City con 734 milioni di euro. Vedete che tra le top 10 ci sono solo squadre più o meno, al di là dei top club come il Real Madrid, il Paris Saint-Germain e il Bayern Monaco, ci sono quelli della Premier League. E tra le squadre italiane c'è 19esima la Juventus, 15esimo il Milan e 13esima l'Inter. L'Inter con 622 milioni di euro, il Milan con 533 milioni di euro, 19esima la Juve con 490 milioni di euro. Parleremo più tardi anche di questo. Vi ricordate? 23 maggio 2007, quando il Milan batteva il Liverpool per 2-1, esattamente lì. Più tardi vi faccio fare una passeggiata. Ciao ciao!